Ok, dopo il gruppo De Cant abbiamo De Cant, un gruppo salernitano, sempre al Godot di Nocera superiore, inferiore, abbiamo un altro grande ospite, Roby Aniceto. Dopo la tua esperienza di DJ, che sei andato alla grande, c'è un'altra grande esperienza come artista, io dico come attore. Ci puoi spiegare un attimino quali sono queste tue novità? Sì, ultimamente sono stato scelto come attore dalla grande attrice Asia Argento e sono stato molto felice di fare questa esperienza, perché per me è nuovissima, sai, abituato a mettere la musica, a far ballare la gente, trovarmi dietro una cinepresa da cinema è diverso, perché poi i tempi televisivi sono completamente diversi, perché i tempi televisivi sono veloci, invece il cinema è molto lento, insomma, finché non fai la scena buona la puoi ripetere anche 50 volte, quindi è... Però devo dirti la verità, con Asia è stata veramente una bellissima esperienza, filata liscia, anche se c'è stato poi un episodio che stavo cadendo in acqua da una barca, però tutto poi è filato liscio. E quindi mi sono divertito, ho partecipato a questo progetto internazionale che uscirà a settembre in tutto il mondo, quindi è una bellissima esperienza che spero di far vedere anche in Italia, anche nel programma nuovo di Piero Chiambretti che farà da dicembre su Italia 1. Ovviamente la tua parte è stata quella del cattivo che hai fatto in questo film. Sì, questa è l'unica cosa che posso dire del film, perché è top secret, perché è una produzione internazionale che arriva dalla Francia, che mi hanno detto anche proprio per contratto, mi hanno detto di non dire nulla, però questo lo posso dire, insomma, mi hanno trasformato in un personaggio cattivo, anni 50, quindi non mi vedete col pizzetto, ma mi vedete solo coi baffi e vestito proprio anni 50. E ovviamente lo potete rivedere all'Expo, c'è un raduno dei DJ a Roma. Vi salutiamo, a voi salutiamo anche in giro per voi.